Un dato importante che abbiamo recuperato dalle indagini della villa è tutto ciò che riguarda quello che è avvenuto dopo l'abbandono della villa. Quello che stiamo riscontrando è che una grande parte della superficie interessata dalla villa è stata abitata anche in età medievale. Tanto è vero che all'interno della villa troviamo parecchie tracce di fori, come potete vedere in questo caso. Adesso sono riempiti di ghiaia grigia proprio per distinguere. Vedete, uno qua, uno qua, uno qua. Vedete, sono tra l'altro allineati e sono le tracce di edifici lignei medievali. Qui poi abbiamo un altro elemento interessante, che è un'area in cui probabilmente c'era un focolare sempre di una capanna medievale. E sostanzialmente questa situazione attesta come anche dopo la fine della villa, probabilmente intorno al VII secolo, l'attività continua umana sia da un punto di vista abitativo, sia da un punto di vista produttivo e anche, come abbiamo poi individuato, vedrete successivamente, anche funerario. Tant'è vero che abbiamo trovato alcune sepolture di inumati databili tra il VII e il IX secolo d.C.